categoria A prende subito la prima posizione, numero 385, tallonato dalla 24 che a metà ha dovuto rallentare, arrivando fino a metà carrozzeria, poi dopo si è accodato, chiuso la tangente 385, sbagliato e infatti ha perso la posizione, non ha fatto la curva in modo ottimale, passa in testa numero 24 seguito dal 385, 61 più del Picasso, passo di nuovo risorpasso da parte di Battini ai danni di Arnaldini, le 212 se ne stanno dando di tanta ragione. Tornante numero 2 per la 112, giallo-blu, tallonato dalla Fiat 1, gialla-nera, segue la 112, diciamo che basta un minimo errore di guida di uno dei tre e subito termina. Che partiranno non appena sarà conclusa questa prima mancia di 5 giri, quindi chiediamo a questa categoria di prepararsi sulla griglia di partenza, dato il numero 24 è sorpreso. E quindi già restare pronti per la griglia di partenza, prima cominciamo e più giriamo, questo è il motto di tutti i piloti, quali hanno detto questa mattina che non volevano assolutamente fare pausa, proprio perché guidare in macchina senza vincoli, senza regole, se non altro quelle del portetto. Della concentrazione si passa a un stato di rilassamento, la seconda mancia, numero 31 che passa piuttosto lento, ma almeno un centinaio di metri di salto, forse anche qualcosina in più, mentre i primi tre stanno a parte 24 che almeno una quarantina di metri, una 1 tallonato dall'altra 112 arancione, di 385, 24. E conclude per primo, quindi giunge il numero 24 Arnaldini, primo di questa mancia, poi Giacomo al secondo, terzo e